Cadillac subisce la squalifica dalla 1812 km del Qatar per violazione relativa alla mancata corrispondenza del posteriore della vettura con i dati dichiarati ed inviati alla federazione per ricevere l'omologazione del prototipo per la stagione 2024 del WEC. Il comunicato ufficiale arriva quasi un mese dopo il termine del primo evento della stagione 2024, attraverso il bollettino ufficiale datato 28 marzo. La squalifica di Cadillac ha generato alcune discussioni in merito alla gestione di questa tipologia di requisiti da parte della federazione, soprattutto in merito al fatto che la penalità sia arrivata diverso tempo dopo la chiusura della gara. In questo contenuto entreremo nel dettaglio delle motivazioni che hanno spinto la federazione a squalificare la LMDH del brand americano e cercheremo di capire se questo provvedimento è corretto ed è mirato a tutelare l'equità sportiva oppure se per il futuro la federazione dovrà comportarsi diversamente con questa finalità. Dopo approfondite verifiche tecniche, la federazione ha stabilito attraverso una scansione 3D che una porzione posteriore delle appendici aerodinamiche della Cadillac V-Series R numero 2 del team Chip Ganassi Racing, che ha gareggiato nel primo evento del WEC sul circuito di Losail in Qatar, non corrispondevano ai file che il team aveva inviato in versione CAD per ottenere l'omologazione per la stagione in corso e di conseguenza non erano conformi. In particolare sul bollettino ufficiale si legge che al controllo post gara è stato eseguito uno scan 3D sulla vettura numero 2 per analizzare la conformità della carrozzeria rispetto al modello CAD ufficiale del costruttore depositato all'omologazione. Il risultato della scansione 3D e ulteriori indagini mostrano che le alette del diffusore posteriore montate sul lato sinistro e sul lato destro sono più alte e non allineate rispetto al valore nominale del CAD della carrozzeria ufficiale, comprese le tolleranze ammesse. Gli steward hanno poi effettuato successivamente ulteriori controlli seguiti da un ulteriore rapporto che ha confermato una violazione del regolamento tecnico. Gli steward hanno quindi convocato il direttore del team per un'udienza tramite videoconferenza, durante la quale lo stesso direttore ha confermato le misurazioni effettuate dagli scrutinatori e le analisi dei delegati tecnici FIA e ACO. Il team ha anche consegnato un rapporto del gruppo Dallara che spiega che a causa di un errore le due parti sono state consegnate senza un controllo qualità finale a Cadillac. Di conseguenza la responsabilità alla base sarebbe stata assunta direttamente dal fornitore Dallara. Gli steward non hanno poi considerato tale comportamento come intenzionale sia da parte del team che da parte dell'azienda costruttrice. In ogni caso, essendoci comunque una violazione del regolamento tecnico, è stata inflitta la penalità che ha comportato la squalifica. Il team ha poi comunicato di accettare la decisione di FIA e ACO. Per il proseguimento della stagione, Cadillac ha recentemente confermato di voler far correre solo due piloti nel prossimo round del Mondiale Endurance sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo la pubblicazione della entry list della 6 ore, vengono infatti indicati solo Earl Bamber e Alex Lynn, senza Sébastien Bourdais e quindi senza la nomina di un terzo pilota. Bourdais non sarà infatti disponibile per la gara di Imola a causa della corrispondenza in calendario della tappa a Long Beach della serie IMSA Sports Car Championship, nella quale il francese gareggia sempre con Cadillac e probabilmente non sarà disponibile nemmeno per la seguente gara del WEC a Spa, che cade nello stesso weekend della tappa IMSA a Laguna Seca. La squalifica della Cadillac dalla gara in Qatar ha sollevato alcuni interrogativi sulla gestione delle regole da parte della federazione, in particolare riguardo alla tempistica della penalità, arrivata dopo un certo periodo di tempo dalla fine dell'evento. Alcuni addetti ai lavori si sono interrogati sulla coerenza e sull'efficacia reale delle procedure di controllo tecnico, sottolineando la necessità di una maggiore trasparenza e coerenza nella velocità di verifica del processo di applicazione dei regolamenti.
Questo episodio ha comunque confermato la complessità e la delicatezza dell'omologazione delle hypercar, evidenziando la necessità di controlli rigorosi e costanti finalizzati a garantire l'equità sportiva. Tuttavia è emerso anche il ruolo dei costruttori nella conformità delle vetture alle specifiche regolamentari, sollevando altri interrogativi sulle responsabilità sia delle squadre che delle aziende coinvolte nel processo di produzione e preparazione delle vetture. Mentre Cadillac ha accettato espressamente la decisione di FIA e ACO, l'episodio solleva domande importanti sul futuro del controllo tecnico nel motorsport e sull'equilibrio tra competizione e conformità regolamentare. È evidente che per mantenere l'integrità delle serie e garantire un ambiente di gara equo sarà necessario un continuo impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, compresi i team, i costruttori e le federazioni, per assicurare che le vetture soddisfino i requisiti regolamentari in modo completo e accurato. In definitiva rimane da attendere la gara di Imola, prevista per il 21 di aprile su un tracciato molto insidioso, che presenterà particolari difficoltà dovute alla larghezza della pista, soprattutto in fase di doppiaggio delle vetture della classe turismo GT3 da parte delle hypercar. Questo era tutto per quanto riguarda i dettagli della penalità che ha causato la squalifica di Cadillac dalla prima tappa del WEC 2024 in Qatar. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo contenuto. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per vedere i prossimi video. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!